anche a me corre l'obbligo, non l'obbligo, il desiderio di ringraziare le persone che hanno lavorato a questa mostra. L'avrei fatto comunque a maggior ragione in questo frangente. Vorrei dire che non mi è mai capitato, e sono ormai tanti anni veramente che faccio mostre, eccetera, che le allestisco, di lavorare in maniera così serena. Può sembrare paradossale, cioè ho trovato dei grandi professionisti intorno a me e in mezzo a questi grandi professionisti la figura di Luca. Lo incontravo qualche volta, l'avevo incontrato in archivio, in giro anche per Milano e così, ma ci sono stati quei 2 o 3 giorni di presenza sua qui in cui ti accorgi di alcune cose, non lo so, per esempio, persona taciturna e generosa, è stato detto durante le sue esequie, è vero, verissimo, era taciturno ma anche generoso, ti spiegava esattamente, magari con un gesto, cioè una persona che faceva tutte le cose con dei gesti lenti ma sicurissimi. Allora, il gesto lento ma sicuro significa esattamente che sai esattamente dove vuoi andare a parare, cioè sai come si fanno le cose. Sai come si fanno le cose, cioè è lento ma non stai perdendo tempo. È esattamente quella cosa lì. Cioè è come se avessi visto, vedete, Fabrizio ha parlato di suo padre di Milano, ma Milano è fatta anche e soprattutto, se vogliamo, di questi personaggi. Di queste persone che vanno in giro in bicicletta, cioè l'artigiano come ce lo immaginiamo, il vero artigiano che ha la creatività, la sicurezza, l'umiltà e anche l'orgoglio. Tutte queste cose erano insieme. Me ne sono accorto subito. Ieri ho detto 2 parole alla moglie, ha detto, ma dice, sai, io l'ho incontrato per 24 ore, ma mi sembrava di conoscerlo da sempre. È quella cosa lì che rende orgogliosi di essere in questa città. E poi, naturalmente, anche il fatto che ci siano degli artisti che lavorano insieme a loro e creano quella specie di forza, una forza tranquilla. Vedete, io ho titolato il saggio in catalogo a proposito della mostra di Agostino, L'arte retta. È questa specie di rettitudine che interessa. Capite? Cioè Milano spinge anche a questo. E poi naturalmente se uno incontra il carattere giusto, in questo caso Agostino e anche Luca naturalmente, beh, ecco che le cose si fanno e possono nascere. Dice bene Fabrizio che quello è stato un momento straordinario e forse irripetibile. È il caso che forse ci mettiamo noi adesso a renderlo ripetibile ancora una volta, perché questa città ha le caratteristiche e ha le potenzialità per farlo. Allora, nel nostro piccolo, io mi occupo d'arte contemporanea, da critico, ecco, questo qui è il nostro lavoro, quello che vedrete, allestire questa mostra. Le opere naturalmente c'erano, cioè non si può fare una mostra meravigliosa, ma se non c'è l'artista è inutile. Qui credo che l'artista è incommensurabile. E forse abbiamo fatto anche un buon lavoro, ve ne accorgerete, sono oltre 100 opere, anzi sono circa 120, sono 120 opere in 11 grandi sale. Il lavoro è stato fatto, procede in una maniera cronologica, abbiamo lavorato in sinergia per esempio con l'architetto allestitore che è Mariano Pickler, azzardando per esempio di tenere aperte qualche finestra. Quando si entra in questo luogo, spesso e volentieri l'essere concentrati sulle singole opere ti fa dimenticare dove sei. Invece noi vogliamo che questo sia perfettamente presente, cioè siamo al Palazzo Reale di Milano e questo deve venire fuori. In più questa cosa dà alla mostra e alle opere anche quel carattere, vorrei dire domestico, beh, non tutti hanno la casa a Palazzo Reale naturalmente, no? Però c'è questo aspetto di familiarità in un certo senso, per esempio con la luce che passa, con la luce che cambia, eccetera. E è anche una delle caratteristiche del lavoro di Agostino. Agostino ha un'attenzione per la luce e io credo che abbia soprattutto un'attenzione per la forma. Il tutto perché? Perché io credo che la sua vera ricerca sia una ricerca dello spazio.
E la ricerca dello spazio in quel momento lì a Milano, dal punto di vista dell'arte, era veramente all'avanguardia. Era talmente all'avanguardia che adesso un pochino torto collo ce lo stanno riconoscendo un po' dappertutto. Cioè, se noi andiamo in giro a New York, a Londra, eccetera, cioè il momento italiano è quello, è quella cosa lì. E quella cosa lì è appunto il cercare un nuovo spazio. Un nuovo spazio che allora era, diciamo così, anche lo spazio del futuro. Ed era un futuro bello, un futuro di cui si aveva fiducia. Anch'io da piccolo mi ricordavo che, nel 2000 ci saranno le automobili che vanno senza le ruote, le cose di questo genere. C'è un futuro piacevole, no? C'è un futuro positivo. Ecco, questa è una delle caratteristiche. È un futuro positivo, adesso noi guardiamo queste sue opere un po' con la nostalgia di quel futuro, no? Il futuro non è più quello di una volta, si potrebbe dire in qualche modo, no? Ma sono anche attuali, cioè non le guardiamo come un documento storico. Il nostro spazio, lo spazio che ci circonda, è ancora quello che Agostino Buonalumi a partire da 50 anni fa ci ha fatto vedere. 50 anni fa è tanta roba, è mezzo secolo. È mezzo secolo, in mezzo secolo succede tantissimo, soprattutto in epoche di accelerazioni violente come queste nostre, no? Della contemporaneità. Bene, le sue opere sono iniziate concettualmente, sono nate mature nel 59, poi il resto è stata tutta una infinita ricapitolazione e verifica di queste cose. Sono nate nel 59 e sono ancora qui a testimoniare che quello spazio è il nostro spazio. Mi sembra che questa sia una bella caratteristica, la caratteristica dell'arte, cioè quella di essere del proprio tempo e di superare il tempo. Io credo che questa mostra testimoni esattamente questo.